Prima del proseguo di questo video, vi invito a seguire il riassunto di questo video in cui metterò che racchiude tutta la logica della recensione che voglio fare. Dunque, state pronti, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, commentate, tanto non è che perdete poi tanto. Andiamo a iniziare, mi raccomando, andatela a vedere, ma con interesse, perché vale assolutamente la pena. Buona visione. Tutti gli esseri umani sono prigionieri della propria identità. Ciascuno di noi vive in una prigione creata da se stesso. È incredibile. Sono riuscito a dire qualcosa di sensato per loro. Bentornati sul mio canale, buonasera a tutti. Allora, come avete visto alle mie spalle, oggi andremo a parlare della serie più amata in Italia, ma anche in tutto il resto del pianeta, perché adesso posso parlare di questa serie dopo averla recentemente guardata e posso dire una figata. È una figata nel vero senso della parola. E per chi non l'ha mai vista, vi prego, vi costringo a darci un'occhiata, perché chi non l'ha vista è un sacrilegio, perché racchiude tutta quella suspense, quel intrigo, quel mistero che non ti aspetti. È una serie che è nata in onda dalla Fox dal 2005 al 2017. Quindi da questa serie sono passati 12 anni. Ma 12 anni che non si sente il peso, non si sente assolutamente il peso in cui questa serie è stata replicata da Netflix per poi essere immediatamente cancellata, non so per quale motivo, però ragazzi, una serie che ti dà il battito cardiaco a mille, non hai un attimo di respiro, hai sempre una suspense dietro ad ogni episodio che non avete idea. Dunque, per chi vuole un resoconto della trama di questa serie, dunque, non è facile a riassumere in 10 minuti, mezz'ora, neanche mezz'ora. Qui per riassumere questa serie ci vuole impegno, ci vuole costanza, perché ragazzi non è facile, però ve la dico in maniera molto breve. Michael Scofield e Lincoln Burrows sono due fratelli che Lincoln è stato incarcerato per volere del governo, per la cospirazione del governo, in cui ha fatto credere per inganno di aver assassinato il fratello del vicepresidente, in cui è nata una specie di messo in scena, diciamo, però diciamo è tipo, ecco, una setta, nel senso che non faccio tanto a dirvela lunga, perché praticamente è stato incarcerato per voler incastrare il fratello. Michael Scofield è il fratello che vuole tirare fuori suo fratello, punto. E non mi dico altro. Michael è un ingegnere edile molto astuto, con una capacità intellettuale e di genialità fuori dal normale. Lui scagionerà suo fratello in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione, però il problema che non vuole farti è che pensa di far uscire suo fratello, ma invece amplierà la sua evasione con Scusate, farà la sua evasione insieme con suo fratello, però insieme arriveranno degli altri, in cui con tanto suspense, perché in questa serie vuoi scoprire proprio il proseguo di ogni vicenda, perché il fastidio, ma anche un pregio di questa serie, che ovviamente l'hanno fatta apposta per
per coinvolgere di più il pubblico, di troncare la sezione in cui vuoi vedere la svolta della vicenda proprio nel punto in cui vuoi scoprire come finirà, e te la troncano proprio nella sezione giusta, e da là ovviamente ti invoglia a continuare. Dunque, sono 5 stagioni nel complesso, sono mi pare 86 episodi della durata di 42-43 minuti più uno special di un'ora, che non ho ancora capito il senso. Comunque, nel complesso devo dire prima e seconda stagione sono il top di cui vale la visione della serie, la prima e la seconda. Dalla terza alla quinta, attenzione, non dico che la serie va a ribasso di ascolti, di visione, ma si perde un pochettino nel sobrodo. In che senso? La serie comincia ad evolversi nella prima e la seconda, dalla terza alla quinta si vede un degrado, ma non è un degrado perché la serie non funziona, non dà i suoi frutti, è che si va a prolungare delle sezioni di evoluzione delle vicende in maniera un pochettino esagerata. Questo è il mio modo di vedere, in cui ho visto la serie. Però devo dire, non mi dispiace. In che senso? La serie è di gran successo, è ancora di gran successo. Anche se sono passati 12 anni, continuerà anche nel futuro prossimo, perché questa serie è talmente con questo inserimento che ti fa vedere in diverse situazioni, a vedere evolvere i personaggi, in cui vi lascio qui sul video l'elenco dei personaggi, perché ovviamente non me li ricordo tutti, però è una serie che non te la scordi facilmente, ma anche negli anni a venire, perché questa serie proprio ti incolla sul tuo modo di vedere la serie, perché ti affezioni ai personaggi, ognuno ha la sua evoluzione del personaggio. E ragazzi, è che dire, non ci sono parole da descrivere raggruppando in sintesi questa serie, perché va piuttosto a vedere il fulcro di questa serie, perché bisogna andarla a worshipare, in senso, diciamo, a worshipare la serie. Vabbè, non mi viene in mente la parola a worshipare, ecco, questa serie. Dunque, ragazzi, che dire, ragazzi? Ripeto, dalla terza alla quinta stagione si va un pochettino a prolungare le sequenze e le situazioni. Però, nel complesso, è una bellissima serie, in cui, vi dico adesso, è tratta da una storia vera, all'incirca degli anni 70, e è ispirata alle ali della libertà. E diciamo che ho già detto tutto in sintesi. Dunque, ragazzi, come genere andiamo nell'azione, nel drammatico, nel suspense, nel spionaggio, nel romanticismo, perché il personaggio principale, insieme a suo fratello, si estrapua
una serie di relazioni tra il protagonista e una dottoressa, che ovviamente è nel carcere. Dunque, ragazzi, so di essere molto lento nel esporre questa serie, perché bisogna guardarla per rendersi conto di cosa stai guardando, perché è veramente una manna dal cielo di aver creato questa serie, anche per chi non piace il genere, a cui non piace questo genere di serie TV, non ce ne sono altre come queste. Sfido a trovarne una simile. Adesso c'è anche un'altra serie ispirata, diciamo, un pochettino cambiata, però, diciamo, nell'ambientazione, sempre del carcere, però in versione femminile, che non mi ricordo il titolo. Però questa serie va a concludersi in maniera inaspettata e anche un pochettino con i puntini davanti, anche con un punto interrogativo. E mi pare strano che hanno in programma di fare una sesta stagione in cui, casualmente, non so per quale motivo, o per scelta, o per altre cose, non c'è il personaggio principale, Michael Scofield, in cui ha dichiarato il suo fratello, alias, diciamo così, Lincoln Burrows, in cui vuole fortemente una sesta stagione, in cui ha annunciato che veramente si farà questa sesta stagione. E come proseguirà queste vicende dopo la quinta, che realmente dalla quinta stagione ha un po' decollato quel interesse di coinvolgimento, perché realmente dalla quinta ovviamente si cambia ambientazione, si cambia ambientazione e si va sotto un altro aspetto, anche se un pochettino, ma leggermente, si va ad attaccare alle altre puntate precedenti. Però l'hanno, dalla quinta, l'hanno un po' pesantemente raccontata. L'hanno raccontata un po' più pesantemente, però non vi dico altro, perché ovviamente ci sarà sempre un'evasione, però l'hanno un pochettino ridotto, hanno un po' ridotto gli episodi dalla quinta, e ragazzi, speriamo che nella sesta stagione, no, che non lo so, non voglio pensare, ci sarà una trama avvincente, ma penso sarà molto difficile, però vedremo. Però vedendo che non c'è più il protagonista principale, Michael Scofield, difficilmente puoi amare la sesta stagione. A posto. Ragazzi, una recensione un po' così, senza fare spoiler, sono andato abbastanza lineale, anche se mi sono dilungato anche troppo, però nel complesso sono riuscito a fare un riassunto abbastanza longevo nel mio piccolo, perché non voglio assomigliare agli altri di fare recensioni, però volevo un po' portare la recensione di questa serie, che va assolutamente vista e commentata, e assolutamente bisogna che vi piaccia, a prescindere. No, non c'è uno che, penso, spero, non mi sia piaciuta questa serie. Sfido sia dal pubblico maschile che dal femminile. Va bene? Ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, commentate. Ragazzi, e che dire? Un'ottima serie, dal voto 9,5, 9,5, tanti hanno messo anche 9, però io metto il punto 5. Pensate voi la generosità della mia valutazione, perché ti si incolla,
ci si incolla a vedere questa serie fino alla fine, a posto. Ragazzi, noi ci sentiamo e buona giornata a tutti e ci sentiamo alla prossima. Ciao ragazzi.